Interesse e apprezzamenti al TTG Travel Experience di Rimini per i progetti targati Confcommercio Marche Nord. Nello stand della Regione Marche sono stati presentati ad operatori e giornalisti Marche Emozioni in Moto e le importanti novità dell'itinerario della bellezza. Per noi di Confcommercio il TTG di Rimini è sempre una fiera molto importante perché ci consente di avvicinare molti operatori turistici provenienti da tutto il mondo e consente alla nostra associazione di presentare i propri prodotti, le novità dei propri prodotti e cominciare ovviamente dall'itinerario della bellezza che ormai è diventato il progetto di punta della nostra organizzazione per quanto concerne la promozione turistica. Col progetto poi itinerario della bellezza abbiamo veramente potenziato ulteriormente la nostra presenza nel campo della promozione turistica. Tra l'altro qui alla Fiera di Rimini presentiamo oggi non solo l'itinerario del mototurismo Marche Emozioni in Moto, che è il primo itinerario del mototurismo regionale, ma raccontiamo anche le novità dell'itinerario della bellezza del 2024, le nuove iniziative, i nuovi partner, perché abbiamo un partner molto importante per la prossima edizione dell'itinerario della bellezza che presenteremo a Stoccarda nel mese di gennaio. Il direttore di Confcommercio Marche Nord ha sottolineato l'importanza delle fiere per conoscere progetti e scambiare informazioni. Anche se c'è una corrente di pensiero che dice basta le fiere, tanto adesso c'è l'online, c'è il web, c'è il blog, sciocchezze. Le fiere sono importanti perché consentono l'incontro, la conoscenza diretta, la proposizione, la proposta di emozioni, di esperienze che non si possono fare online, cioè non è la stessa cosa. Confcommercio Marche Nord è partner di Pesaro Capitale Italiana della Cultura. È già iniziata la promozione di questo straordinario appuntamento con la partecipazione a fiere turistiche in Italia e all'estero, dichiara il direttore Amerigo Varotti. In cantiere anche tante iniziative che spazieranno dalla cultura al turismo. Noi siamo diventati partner del comune di Pesaro e di Pesaro 2024, facendo anche un investimento importante per sostenere l'impegno dei comuni della provincia di Pesaro Urbino che hanno un'occasione importante per farsi conoscere, farsi visitare il prossimo anno e negli anni futuri. Ma abbiamo un partner importante che è il Consorzio del Prosciutto di Carpegna che ha deciso di affiancarci in tutte le iniziative che faremo nel 2024 e spero anche negli anni prossimi.